mister Riolfo Capuano ha detto un pareggio sostanzialmente giusto, alla fine un punto di platino per l'Arezzo, per il Savona che punto è invece? Un punto che fa classifica, sicuramente abbiamo provato a cercare di tenerci a casa 3 punti, abbiamo avuto qualche possibilità, però l'equilibrio in campo era abbastanza marcato, sicuramente abbiamo avuto 2 o 3 situazioni che potevamo renderle più efficaci, non ci siamo riusciti, va bene, accettiamo la sentenza del campo. Quanto è complicato per la sua squadra, mister, giocare con questo meno 11 in classifica, che non si sa se potrà cambiare in meglio o in peggio, non lo so. Sì, sicuramente gli altri 5 punti della settimana scorsa un po' preso questa settimana, per poter andare fuori, forse per poter andare, cercare di metterci le maniche e cercare di comunque risalire la china il più velocemente possibile, ma senza ansia. C'è da dire che anche questa è la 10ª partita in 45 giorni. Il nostro campionato è iniziato a fine settembre, 1° ottobre, e abbiamo una media di una partita ogni 3-4 giorni, quindi i carichi di lavoro, non di allenamento, ma di lavoro sul campo si sente. Posso fare una domanda magari complicata, ma un mese fa, quando quella partita venne sospesa, sarebbe stata diversa o forse migliore per il Savona, non lo so. È difficile dirlo. Quella partita avevamo qualche acciaccato in campo e sicuramente arrivavamo da una partita fatta prima, 3 giorni prima, l'Arezzo no. E questa volta ci siamo affrontati con l'Arezzo con 3-4 giocatori fuori, noi con 3-4 giocatori fuori. Alla fine poi sono situazioni che in campionato si verificano, un momento o l'altro, alla fine ci dobbiamo incontrare tutti. Mi chiedo una cosa sull'Arezzo, mister, l'ha trovato come se lo aspettava o diverso? No, come me l'aspettavo, una squadra combattiva, equilibrata, che concede poco e cerca di sfruttare le occasioni che crea. Grazie, grazie a mister.